Camminando per la città di Marsala e nelle vie principali abbiamo anche incontrato dei consiglieri comunali che si ricandidano al Consiglio Comunale e li abbiamo voluti ascoltare per sapere qual è la loro idea di politica e perché si ricandidano e cosa vogliono fare. Sentiamoli. Allora, chi sono i candidati a sindaco? Tu potevi essere uno dei tanti, però che succede? Ma nella vita non conta essere uno dei tanti, bisogna essere uno, punto. Quindi uno le carte se le gioca quando sa che c'è quantomeno la certezza di avere non l'io davanti, ma avere una squadra dietro. Io ho dato la mia disponibilità per questa città, non ho visto una squadra completa che mi poteva sostenere in questa campagna elettorale e quindi sono sempre a disposizione della città. Qualsiasi tipo di scelta. Tu farai la tua lista naturalmente, no? Forse due liste. E chi appoggeranno? Quale candidato sindaco? Ma penso che se scelte devono essere fatte, le scelte vanno fatte in una direzione, nella direzione della coerenza, e ce ne può essere una sola, nella direzione di quella che può essere la mia visione della politica, e penso che anche quella sia chiara, non ci sono altri dubbi, nella direzione della costruzione di un partito democratico che diventi veramente il partito. Quindi alla fine appoggerete Alberto Di Girò nonostante i contrasti? Della gente e per la gente. Il partito democratico è sempre comunista. Il partito democratico, il problema è che bisogna richiama i cittadini, comunista è quello che richiama i ragazzi, i suoi uomini a dire siamo coesi, rimaniamo insieme nonostante tutto. Assolutamente sì, ecco, anche lì diciamo che le idee sono abbastanza chiare, chi mi conosce sa che provengo da una realtà che è quella del... Renzi scenderà a fare campagna elettorale qui? Ritengo che Faraone scenderà la prossima settimana a mettere il sigillo sulla coalizione. Abbiamo avuto già la disponibilità. L'onorevole Faraone Palermitano, che è sottosegretario. E diciamo che il renziano siciliano. Parliamo tra di noi, però c'è chi non lo sa. Assolutamente sì, il renziano siciliano per eccellenza, quindi sottosegretario alla pubblica istruzione e un pezzo da 90 diciamo, dell'area PD renziana, quindi il riferimento renziano in Sicilia si chiama oggi Davide Faraone, quindi a livello nazionale i nostri riferimenti si chiamano Renzi e Lorenzo Guerini in modo particolare, che fra altre cose è stato lo sponsor del nostro rientro all'interno del Partito Democratico, quindi quando ci sono stati fatti nuovi... Senti, ma anche... Di Girolamo viene considerato un candidato per bene, serio, però Fiacco, per Fiacco intendono quelli che me lo dicono, una persona poco carismatica, ecco, incapace di portare un reale cambiamento. Come siete messi da questo punto di vista? Ce la farà magari a mettere una squadra assessoriale di forte personalità che potrebbe andare a sminuire questa convinzione che lui sia Fiacco? Ma guarda, Fiacco bisogna vedere da quale punto di vista, perché se Fiacco significa essere una persona tutta ad un pezzo, una persona... No, ma Fiacco stesso, no, non intendono in quel senso. Attenzione, io questo, perché quella è una qualità. Io questo voglio dire, tutta ad un pezzo, coerente con se stesso e poco politico, penso che questa città sicuramente ha bisogno sempre di una persona forte alla guida con le idee chiare, di persone poco politici che poi magari si stanno vendendo 20-30 assessorati in questa fase pur di poter vincere una campagna attorno a... Lui sarà coerente nel mettere gli assessori subito e non di fare giochetti poi al ballottaggio? Assolutamente sì, perché qui ci sono due candidati della mia lista, come potete benissimo vedere. Uno è? Luigi Vinci. Luigi Vinci. E poi la professoressa che conosciamo è già stata più volte consigliere comunale al comune di Marsala e che si è fatta notare per le sue caratteristiche, no? Grazie, sì, io infatti ho deciso di ripropormi perché ho sempre lavorato con convinzione, con la consapevolezza che non è sicuramente facile amministrare una città come Marsala in un momento così critico, però ripeto... Ma rischia il default Marsala? Ma guardi, io non credo, non penso affatto, credo che si possa assolutamente lavorare quando si ha una squadra, quando si ha la consapevolezza dei problemi che ci sono, perché tante volte il problema è proprio non individuare le difficoltà, quando invece noi sappiamo bene quali sono e anche gli ultimi passaggi... Quando si ha la consapevolezza. La consapevolezza del problema, no, il problema c'è quando tu sai di averlo, noi sappiamo che problemi ce ne sono tanti e soprattutto in questi ultimi mesi stiamo lavorando in consiglio comunale anche con molta... Senti, ma la giunta passata ha speso i soldi, come viene detto, in modo non oculato? Guardi, c'era un'idea della città che era quella dell'amministrazione Adamo, del sindaco Adamo, che aveva quell'idea e quindi le scelte... Era un'idea grandiosa, cos'era?
Ma devo dire che io che ho abbracciato quell'idea e ho creduto in quell'idea, in un primo momento ne ero assolutamente convinta che si potessero fare tante cose, poi magari no, è chiaro, c'è sempre quello scarto fra l'ideale e la realtà, in tante cose sono rimasta delusa, in tante scelte non ero convinta, ma comunque io ero consigliere comunale, non ero nella squadra. Ma chi fa politica ha capito che non si possono spendere innumerevoli soldi per manifestazioni che non danno un rientro, quando poi magari abbiamo dei problemi reali nel territorio, che possono essere le strade che fanno schifo, oppure le fognature che non funzionano, o le tubature idriche che colano acqua da tutte le parti, e poi diciamo al cittadino l'acqua è un bene prezioso, non sprechiamola, quando siamo i primi a sprecarla. E allora, non c'è dubbio che vanno fatte prima la scelta dell'ordinario, no? le strade, l'assistenza per i più bisognosi, queste sono cose prioritarie che non devono essere tralasciate mai. È anche vero che si deve creare un minimo di indotto, si deve puntare sul turismo, si deve puntare anche sulla creazione di qualcosa, no? Le fiere, gli spettacoli, lo sport, sono cose assolutamente importanti. Però che non estemporanee. Diventa una realizzazione che si ripete negli anni. Benissimo, quello decisamente, questa è una cosa che io ho sempre detto, e nel mio piccolo, nella commissione per opportunità della quale faccio parte. Perché deve entrare nelle guide turistiche, no? Esattamente, dicevo sempre, bisogna fare qualche cosa che va negli anni istituzionalizzata e che possa diventare, non so, come il Cuscus a San Vito, no, creare qualcosa che negli anni venga rafforzato, rinforzato e che diventi caratteristico di Marsala. Questo sarebbe importante e speriamo ora di lavorare in questo. Noi dovremmo anche rinforzare per esempio le nostre tradizioni anche artigianali, e noi abbiamo dei buoni artigianati che non riusciamo però a far emergere. Sì, però dovremmo mettere il gastronomico assieme alle attività, però, e alla storia. Infatti mia figlia mi diceva per esempio venire a Marsala perché qui puoi studiare la cultura greca e latina. Assolutamente, abbiamo l'isola Scola dove sono stati Cicerone, dove sono stati molti letterati e studiosi dell'antichità. Dico, valorizzare anche questa laguna splendida, ma anche l'isola di Scola, farla diventare un polo di attrazione, ma non solo per il turista. L'isola di Scola che vi fa scuola. Che fa scuola, esattamente, si chiama così. Porfirio è venuto qua. Dico, questo polo universitario che noi abbiamo votato e che speriamo veramente possa essere realizzato, può collegarsi, radicarsi nel territorio, collegarsi con le altre attività e diventare veramente. E diventare anche, non soltanto far rimanere i nostri qua, che poi potrebbe essere sterile, perché il fatto che vanno fuori è un arricchimento, di far venire gli altri qua, quindi c'è un interscambio, ma anche gli altri stranieri che vogliono studiare in Italia, conoscere la cultura italiana. Fra l'altro l'archeologia è un settore molto studiato non solo dagli italiani, dagli europei, ma dagli americani, dagli australiani, moltissimi vengono a studiare qua, quindi a Marsala. I cinesi. Veramente, i cinesi. A Marsala si potrebbe creare un polo competitivo oggi con quello di Enna. A Enna si sono, tra virgolette, in senso positivo, inventato un'università che ha creato lavoro a chi affitta le case, ai ristoratori. Ed è una città, con tutto rispetto, inferiore a Marsala. Assolutamente sì, una realtà diversa, positiva per tanti altri aspetti, ma dico, Marsala è tutta un'altra cosa, e noi è su questo che dobbiamo puntare, speriamo veramente di farcela, ci crediamo. Siamo convinti di questo, per questo mi ricandido, proprio convinta. Ma io dico, un'intervista così estemporanea che crea dalla mia parte, creata per caso, dico che l'evoluzione e la ripresa di Marsala deve iniziare innanzitutto allo sport, perché è lo sport che significa aggregazioni fra le varie regioni, perché quest'anno in Marsala giocherà non solo a livello regionale ma soprattutto a livello interregionale, quindi porteremo questo nome, questa bella città nel suo nome al di fuori della nostra regione. Quando ci saranno le partite interne, sicuramente molti stranieri e molti residenti di altre regioni saranno ospiti a casa nostra, quindi dovremmo creare infrastrutture che permettano che possano trovarsi bene qui, perché fare venire 400-500 tifosi che dovrebbero pranzare, dormire, probabilmente porteranno qualche souvenir a casa, questo già significa fare movimento e dare una svolta alla società. Quindi come presidente del Marsala Calcio dico, partiamo dallo sport, che sicuramente ce la facciamo. Ciao.
Quale lista, appoggiando chi? La lista nostra è Marsala Centro, lista Lo Curto. Sono sempre rimasto lì, sono stato candidato lì. E loro vogliono fare un candidato a sindaco che non sì. sia politico? Noi vogliamo fare un candidato sindaco anche perché vogliamo rimuovere la, il centrodestra. Però il candidato che avete pensato sì. vuole autonomia nei nomi da scegliere come assessori e trasparenza. Ce la fate? Sì, chiaramente è normale che ci deve essere un'autonomia, una trasparenza e persone qualificate, questo è l'obiettivo di tutti anche da parte nostra, ma naturalmente dobbiamo riuscire il PDL a fare la lista perché il problema è proprio questo, quindi parliamo di oltre quando ancora dobbiamo tornare alla base. Ma voi dovreste avere due liste? Come... Noi saremo due liste, il PDL e la lista Lo Curto. Che appoggerete come candidato a sindaco chi? Vi ha già dato l'ok? Sì, la dottoressa ha dato l'ok. La dottoressa Antonella Pantaleo, non lo deve sciogliere sabato? Ma la riunione è stato questo, poi chiaramente ufficialmente lo dirà lei. Non è normale che lei stia partecipando alla riunione, il nominativo è questo. Quindi per noi è questo, poi dirà lei l'ultimo giorno che scioglie il nodo. Quindi. E cosa vorreste cambiare in questa città? Ma innanzitutto di non sbagliare un sindaco e di cercare di rimuovere questa città, perché chiaramente facendo altri tre anni in questa maniera naturalmente significa ucciderci tutti, perché siamo veramente in grosse difficoltà, la città è in ginocchio, la città ha bisogno di creare e far arrivare soldi dalla comunità europea, perché con le somme del comune chiaramente non riesce a portare avanti questa città. Perché realizzare i progetti, perché le somme arrivano. Il problema nasce lì, perché in questi anni abbiamo perso diversi progetti che non sono stati capaci di farle. Non abbiamo avuto perché alcuni giuste. Non sono stati fatti, alcuni sono stati fatti male e quindi sono stati respinti. Sono stati respinti. L'unico progetto che l'assessore Lo Curto ha portato a fare 14 finanziamenti, ha fatto arrivare 3 milioni e mezzo di euro, è stato l'unico assessore a fare che tutte le scuole stanno facendo del lavoro di manutenzione, sono state prese queste somme dalla comunità europea. Quindi bisogna avere delle persone pratiche e che raggiungono determinati obiettivi. E questo è mancato in questi anni, che di fatto abbiamo avuto diverse somme, sono arrivate e sono tornate indietro perché non avevamo i progetti pronti.